Ok, gente simpatica! Datemi giusto un minuto che è tutto pronto. Ah, capito la battuta? No, ok. Non mi abbasso così tanto anche se capito ogni volta, quindi facciamo finta di niente. Allora, oggi, dove siamo? Cosa facciamo? Perché siamo soprattutto? E soprattutto, idratarsi. Lo dico per me perché solitamente non bevo così tanto, quindi devo rimediare ogni tanto, ecco. Ma comunque, oggi siamo tornati, si può dire, su Minit. Perché è un gioco che ho provato le altre volte. Oh, dico le altre, l'altra, perché l'ho provato assieme a tanti altri giochi dal bundle Sweet Chio. E l'ho trovato molto carino. Non penso sia così lungo, quindi magari potremo continuarlo, concludo ogni una volta sola. Date anche un'occhiata alle impostazioni. C'è l'impostazione vegano per qualche motivo. E in generale va bene così. Intanto Zoro diventa un'abitudine oppure è una coincidenza che cade due volte di fila. Ma salve! Benvenuto Zoro, grazie per il raid. E c'è anche te Paul. Hashtag boo. È un boo per fare paura oppure è un boo perché si è delusi? O entrambi. Ti rubato Paul. Aia, non va bene. Quanto costa il riscatto? Beh, il gioco è semplice, quindi penso basta. Subito. Oh, vagamente ricordo che era così. Ho fatto un 10 minuti di gioco e poi basta. Bello, cominci e basta, tutto qui. Tasti per camminare. Gli altri tasti non fa niente. Con B fai la pausa. Ok, niente di più. Questo è un gioco davvero semplice rispetto a tutti gli altri che porto. Gli altri durano più di un streaming e basta, ma diciamo che da mettere in mezzo alla mega serie di Greatest Attorney ci sta a mettere giochi più brevi. Anzi, dovrò farlo. Poi dopo Control, sì, ci vuole qualche gioco intuitivo e veloce. Guardiamo se posso interagire con qualcosa, ma mi sa di no. Anzi, noto anche che il personaggio ha semplicemente lo sprite verso sinistra e verso destra, più le camminate. L'alto e il basso mantiene la direzione, quindi è curioso. Vabbè, all'avventura! Ah, ricordo l'inizio. Semplicemente non puoi fare molto. In alto è bloccato da foglie, a sinistra pure. Anche se c'è un verme. Sembrava. E biancheria. Beh, la grafica è molto carina e semplice. Tutto in bianco. È letteralmente bianco e nero, senza neanche avere tonalità di grigio. È letteralmente un gioco in bianco e nero. Mi ricorda Obra Dinn. Anche se lì usavano. Lì era più notevole perché era in 3D, ma usavano una sorta di tecnica del fumetto, non so come si chiama, ma di fare tanti puntini per dare un effetto ombreggiato. Dare un effetto di tonalità di grigio, anche se era pixel neri o bianchi. Che rumore assurdo. Qui l'acqua è bella calda. Oh, ah. Va bene, posso camminare sulla costa. Fino a un certo limite. È strano però. Va bene, proseguiamo. Sono su Unite. Ah, ancora preso da Unite. Vabbè, Pokémon è un grande marchio, quindi mi sa che avrà dimenticato di meno. A proposito, ti ho dimenticato. Fortnite vuole riprendere Among Us a quanto pare. Lo vogliono copiare spudoratamente. Spudoratamente non lo so, non ho visto. No. Non che mi interessi, ma sono curioso di vedere fin che punto si ispira, tra virgolette. Comunque, con la spada! È apparso il timer, ma la prima volta non me ne sono accorto. Ok, un secondo. Forse, giusto forse. Sarebbe meglio se io stia dall'altra parte. Perché altrimenti non si vede questa cosa della spada. Sposto anche la chat. Eccoci qui. Ed eccoci qui. Ecco il timer di 57 secondi. Anche se è un'altra idea ora che ci penso. Potrei spostare tutto. Così? Sposto quello giusto? Penso di no.
Potrei spostare tutto a sinistra così si vede anche il lato destro. Così. Direi che è buono. Lascia qualche incongruenza, ma... Dai, ci può stare. Col tasto X attacco. E come si vede, taglia bene i pezzi d'erba. Tu? No, volevo ucciderlo. Vado già a fare super l'aggressivo. C'è il faro. Salve. Amo a... Lui parla troppo. Ma che... Mi fai perdere tempo. Tempo prezioso. Che devo guardare? Come osi? Si arrabbia? Sì, mi ha ucciso! Ok, ho visto qualcosa davanti alla sua spada, l'ho schivata la prima volta. Vabbè, ne spawno qui. No! Non volevo uccidere il cane, forse, cioè, ho fatto per sbaglio, no? Ricordavo che c'era il barista che mi dà qualcosa se ho ucciso tutti i granchi. Tu? Hai preso la spada maledetta, vai alla fabbrica alla svelta. Ah, quindi lo sai della spada. Ok, non aggiunge altro. Ok, questo è un attacco, qui c'è un pesce. La terra è meravigliosa. Buon per te. Tre granchi. Ah. Non posso spingere in acqua. Questi qui, perfetto. Ho perso una vita, va bene. Magari faccio in tempo per... maledetto. Stupida schivata laterale. 10 secondi dovrei farcela, aspetta. Il caffè! Vuoi della musica? Ecco qui. Dovrei provare però. Vabbè, proviamo a mettere la musica. Intanto il caffè. Ma chi potrebbe andare? Forse a questa destra serve qualcosa. Buongiornissimo, caffè. Guarda, si sveglia ogni minuto, quindi direi che... Sì, dire... Oh, qui no, c'è un passaggio, non ho visto. Quindi direi che c'è un caffè per ogni minuto. Cos'è? Annaffiatoio. Due cose. Primo. Ehi! Ho fermato il timer. No, c'è ancora il timer, c'è ancora il timer. Ma come? Ho abbandonato la spada. Ok, la maledizione è così potente a quanto pare che non basta. Non basta abbandonarla. Mi respawno addosso. Allora, quindi. Sono troppo patito di, a quanto pare, Runefactory o Stardew Valley adesso per non sapere che non devo annaffiare. E quello è cambiato. È diverso. Ancora? Forse una volta ogni loop? Una volta al minuto forse. La maledizione di Anagrom. Ma no, perché di Anagrom? Non c'è... Oh, qui... Ah! Qui ci sono gli oggetti che ho sbloccato. E se per caso... Una volta per loop! Andiamo avanti con i loop! Anche se in verità potrei fare una volta ogni tanto. Vita massima! Carino! Accanto alla mia casa ci sono gli oggetti. Ma la spada ovviamente è quella che mi serve. Comodo, molto comodo perché andare lì ogni volta è una bella seccatura. È una buona comodità davvero. Qui c'è uno che voleva... Musica? Vera musica... Scusa! Questa? Come no? 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 Questo? No? Questo? Come no? Questo? Questo? Ecco! E quindi? E quindi? Sei arrabbiato? Beccati questo. Che fregatura. Aspetta, ora posso spingere casse. Perché? Grazie al caffè, forse. Ho sbagliato tasto. grazie al caffè. È maledetta. Il caffè per spingere casse, esatto. Va bene, come si torna indietro? Ok. No, sono uscito! Ah! Vabbè, penso salvi ogni volta. E infatti ecco qui, non sarà un affiatoio. Ah, questo...
pensavo fosse cresciuto. Non penso mi spawnano altri cuori, però. Ah. C'è una via. Questa c'è una via qui dietro gli alberi. Mi ricorda molto un gioco neofite dove c'è una via proprio così. Ma al posto dei granchi c'erano coccodrilli. Così. Chiave del faro. Vediamo se faccio in tempo. Mi chiedo anche se c'è una mappa, perché intravedo delle stradine qui di lato. Ma non posso passarci, purtroppo. Di qua. Ignorando quello che parla lentamente, grazie. No, non parlo con te. Veloce! Non devi attaccare! Ci siamo quasi! Ah! La torcia! Vedi che può bastare. Non per oggi, intendevo. Ho lasciato streaming acceso. Ah, attenzione, quella cosa si evita ogni volta per evitare di, diciamo, registrare cose non appropriate. Sembrava Everhood. Oh, di che parli? La prima. Oh, il tempo scorre. Allora, ho la torcia, ho anche la spada. Un lampiatoio non penso serva. Ah, posso spingere casse qui. Che c'è di bello? Niente. Ehi, ehi, piano, piano. Se sbazzi quei due apro il ponte. Chiaro, ma non ho modi per attaccare a distanza. Fai attenzione, grazie. Ora la torcia, quindi posso finalmente vedere cosa c'è qui in mezzo. Ah, posso anche attaccare per andare più veloce. Perfetto. C'è anche un toro, salve. Aia, fa male. Però 3 punti vita, via. Ah! C'è 4 cuori, cavolo, vita raddoppiata. E 10 secondi rimasti. Veloce! Se ricordo bene qui c'è. Qui c'è un checkpoint se non sbaglio. Ah, 2, 1. Sì! Checkpoint attivato in tempo! Eccomi qui! Checkpoint pronto! Istantaneo, wow! Per 0 secondi ce l'ho fatta. È un miracolo. La prima musica che hai messo. Ah, non l'ho ascoltata per bene. Erano curiose però, sì. Questa non è male, anzi. Che c'è qui? Famoso produttore di cartelli. Deltarune, dove c'è Lancer che fa cartelli. Molto lento però questo percorso. Conosco ogni centimetro qui. Lo spirito lancia spade dell'osi e solo una diceria. Se lo dici tu. Posso rubarti la sega? No. Ci sono alberi da tagliare, ma purtroppo non ho modi per tagliare. Faccio così? Non sono un albero, scusami. Ma non posso tagliare gli alberi, è una fregatura. Non posso fare niente. Troppa terra, 7 su 8 IGN. E non sono mai contenti quelli lì. Qui sotto? Ah, non ci sono passato. Tempio segreto. Non è così segreto se ci metti il cartello. Qui vado dal fabbro, no? Dal cartellomante, sì. Qui invece? Persona smarrita, qualcuno può aiutarla? Va bene, presumo. Ehi, non sei. Non sei una persona smarrita. Acqua. Perché a me? Scusami, non ho acqua. Ho un caffè se vuoi. Dai, l'ho colpito. Ah. Mi sa che qui ci si perde, vero? Ho questa impressione. No, non provarci con me. Mi sono perso. Mi sono persissimo. Oh, Lucy! Lascia stare le piante. Ho trovato il fantasma dell'Eosi, che mi ha detto che non esiste. Ma esiste! Quindi se gli dico che esiste, cosa, mi dà un consiglio per batterlo? O semplicemente continuerà a dirmi che non esiste? Lascia stare le piante, forse lo dice a lui. Non è vero! Esiste! Va bene, allora ho già perso un minuto, mezzo minuto. Annaffiato. Potrei prendere un annaffiatoio.
Mi chiedo però cosa farebbe qualcuno che non l'ha trovato. Allora, proverò un negozio di scarpe intanto. Cestino vuoto, peccato. Qui. Ecco il mio negozio di scarpe. 7 monete per un bel paio di scarpe rapide. Mi farebbe comodo. Dove le trovo? Beh, apposta ora l'icona delle monetine. Posso fare il furto? No. Cioè, forse, ma ho perso. Provo il tempio segreto, magari. Boh, trovo soldi. Aspetta, no, era di qua. Aspetta, Come? Sono arrivato qui. Aspetta, è subito qui sotto. Deserto senza fine. Sì, è qui sotto. Questa via, aspetta. Ah, è collegata a quell'altra a sinistra, ok. Ok, ho la torcia. Ho anche la spada. Quindi non posso passare senza spada. Sono ossa. Non è che devo uccidere tutti qui? O tagliare gli alberi? Qui pare bloccato. Forse dopo che uccido tutti nell'altra parte del dungeon. A destra c'è fuoco. Ah, a destra ci passo magari con l'estintore. Ho perso i miei 8 tentacoli, mi aiuteresti? Ok, quindi vado in giro a cercare tentacoli. Nel dungeon forse? Intanto provo ad andare con l'annaffiatoio. Faccio un giro con l'annaffiatoio. Perché ho visto a destra delle fiamme. Magari posso spegnerle con questo? No? Oh sì! E qui non c'è la spada, quindi devo schivare i nemici. Ma sono molto lenti. Ah, vero, le fiamme fanno male. Cuore. Aspetta, che vuol dire cuore? Non è che devo andarci full vita? Spero di no. Nel caso ci torno dopo, perché c'è anche la via in basso da guardare. Anzi, magari potrei puntare prima alle scarpe, visto che vado molto più veloce. In questo deserto non c'è niente, non succede mai niente. Qualcosa è successo, no? Parla! Niente. Ah, una moneta, ancora 6. Beh, pian piano. Vedo come lo apro con la spadata. C'è anche il passaggio segreto che ho visto l'altra volta. Ah, però si possono rompere i sassi a volte. Bene, ancora 5. Un secondo, scusate. Ok. Allora, ho visto che posso spingerle lungo la via giusta, però non c'è una combinazione corretta. Perché sono bloccati. Non mi sembra ci sia modo. Quindi no, non c'è modo. Dovrei fare qualcos'altro per passare. Magari vedrò il tempio ancora. Senza annaffiatoio però. Qui in basso che c'è? Non si rompe questo? Sembrava di sì. È un mega labirinto. Solo che... non so se lo faccio tutto entro il tempo limite. Non è neanche un labirinto, è un perdite. Ah, qui sei obbligato ad avere le scarpe veloci, presumo. Senza scarpe veloci non ce la fai. È la mia ipotesi. Perché non è un labirinto, è una perdita di tempo assurda. No, non ce la faccio mai in un minuto intero. No, corri! Neanche lontanamente. Scarpe veloci. Quindi ora? Mi avventuro meglio nel deserto, magari. Non ho altre idee. Ah, c'è la persona anche in aiuto. Che gli serve aiuto qui sotto. Basta andare dritti. Inoltre, non attacco. Ah, è questa. Ah, gli serve acqua, è vero. Boh, posso prenderla dal mare? Mi serve un contenitore, tipo. Il caffè? Non funziona, no. Ah, l'annaffiatoio, vero? Non ci ho pensato. Non ho collegato la cosa.
Beh, allora faccio una visita qui, maestro delle piante o delle oasi, come si chiama? Ya! Eccolo! Lascia stare le piante. Ah, mi ha stato attaccato un combattimento! Però si teletrasporta. Non riesco a avvicinarmi. L'ho ucciso! L'ho ucciso! Non si teletrasporta quando mi avvicino, si teletrasporta dopo tot tempo. Io ho ricevuto il lanciaspade. Ovvero? In un ultimo istante l'ho ucciso però, non male. Lanciaspade, non ho capito ancora, devo provare. Ah! Oh! Figo! Wow! Bellissimo! Curioso, più che altro. È un lancio lontano. Allora, il tizio da annaffiare. Mi darà almeno 5 monete, spero. Poi magari farò un salto anche al tempio. Se avanza tempo. Se avanza tempio. No, già fatta, vero? C'è un tipo qui, vero? L'ho perso. Amico? Dove sei, amico? Ti devo annaffiare. Amico! Amico! Ah, niente, l'ho perso. Non lo vedo. Ti faccio su? L'ho perso. No. No. Non lo trovo più! È sparito! Come? Vieni qua che ti annaffio, bello! Chris Hygrim, sei tu? E chi era Kai's Grim? È tipo un fantasma. Intanto, dov'è il... L'ho perso. Eccolo, l'ho trovato. Acqua. Mi ha salvato la vita. Passa a me la produzione cartelli. Perfetto. Allora, già che ho tempo, facciamo un salto alla miniera. Al tempio. Per vedere se davvero posso passare di là senza beccare danno. Devo fare in fretta però. La porta è aperta, sì, posso passare solamente se non becco danno a quanto pare. Però devo fare abbastanza in fretta. Ok, dai, bastano 9 secondi? Sì, bastano. Come si apre? Yes, moneta. Ancora 4? Il fatto è, non so dove siano. Allora, negozio di cartelli. Mi darà un'ascia. Qualsiasi cosa. Qualcosa per andare in quest'acqua. Eccolo qui. Nostro amico, possiamo chiamarlo. Grazie per avermi salvato. Prendi oggetto ovest e poi torna alla mia barca. Alla barca? C'è una barca? Comunque ho già perso un bel po' di tempo. Che c'è qui? La barca. No, ok. Abbasso le fabbriche. Ok. Abbasso le fabbriche, abbasso le fabbriche. Abbasso le fabbriche, abbasso le fabbriche. Dove l'ho preso? Un momento da giardiniere. Bastava leggere tutti i dialoghi? E poi torna alla mia barca. Dice, aspetta, intanto. Cosa fa il guanto? Per evitare schegge quando batti gli alberi. Beh, direi che è molto utile, no? E torna alla mia barca. Qui c'è qualcosa. Ah. Oh! Ora posso. Ah, è tipo posso tagliare gli alberi ora. Posso tagliare gli alberi, ho capito. Perfetto. Chrysagrim, un'arma in castelvegna che consiste in una spada che lanci. Ah, aspetta, sì, qualcosa mi torna in mente. Ci sono un paio di giochi che lo fanno, ma non mi viene in mente ora molto. Pensavo formasse un ponte. Troppo facile. Questo posso tagliarlo però? Sì. Pff, ha più piani, eh. Ok, adesso? Cioè, posso aprirmi strade? Aspetta, dove vado? Aspetta, non c'era. Tu chi sei? Aspetta! Dove eri? Che ci fai qui? Non ti distrarre, devi andare alla fabbrica. Sì, ma dov'è? Devo fare qualcosa qui? Sotto c'è il labirinto. Qui c'è il tizio con i tentacoli, ma non ho visto neanche uno.
Ah, in alto! C'erano degli alberi da tagliare, forse. Qui. Ok, se taglio tutti, forse qualcosa cade. Così. Non mi pare. Non c'è niente! Ricordo che è un'arma a distanza. Ok, grazie perché me l'ero dimenticato. Solo che non so dove usarla ora. Cosa con i tentacoli potrei attaccarlo? Non lo so. Questo qui ora posso fare qualcosa in più? Presumo di no. Ho l'impressione di no. Il labirinto potrei provare ancora. No, oh, labirinto, il deserto. Aia, non l'ho visto. Oh, non me ne sono accorto per un attimo. Cavolo, mentre lanci oggetti sei vulnerabile. Beh, se mi perdo nel deserto basta seguire il contorno. Infatti è quello qui. Rovine. Oh, ci sono rovine. Non posso tagliare. A destra rovine, ok, non c'ero, vero? Posso farci un tentativo. Se ho il tempo che basta. Qui c'è un soldino, vero? Ci sarebbe stato un soldino, sì. Vabbè, tanto torno comunque a esplorare. Ok, il trucco nel deserto dove ci si perde è seguire i bordi. Devi usare lì. Dopo vedrò in che modo usare. Perché non ci sono ancora arrivato. Ha detto di tornare alla sua barca, aspetta. Ah, quindi posso andare alla barca volendo. Qui a destra, ok. Ah, ok, posso andarci anche senza passare per di là. Maledetto. Moneta, ancora tre. Mi uccidono questi. Mi hanno ucciso quasi. Ok. Non c'erano le rovine qui a destra? Devo abbondare forse. Presumo. Altrimenti, beh, 10 secondi, torniamo indietro. Eh sì, non c'è niente. Niente, perse e basta. Ok, dice tornare alla barca. Indietro però non. Ah sì, c'erano quelli del ponte, è vero. Qui non c'è altro da fare in effetti. Forse, ma. Non trovo idee. Qui c'è scorciatoia. Aspetta, scorciatoia. Qual era la migliore scorciatoia? Qui non ricordo com'era la strada. Piano te. Non ricordo se qui è più veloce o meno. No, non c'è una scorciatoia. Peccato. Messo. Ok, c'erano. Era qua vicino. Qui a nord. Allora. Fermi lì. Mancato come. Ecco qui, uno in meno. Due in meno. Prego. Dai, un checkpoint nuovo. Sì, dimmi di sì. Dov'è il letto? Prendimi che fotocamera, ok? Dov'è? Quale? Questa, ok. Fotocamera! E qui che c'è? Ah, volevo leggere cosa diceva però. Posso fare screenshot quindi? Fotocamera! Ho fatto una foto! Ed è utile! Allora, provo a tornare indietro ancora. Tempio da quel tipo di nuovo. In teoria i nemici li ho uccisi? Non dovrebbe riapparire. Devo ca ancora capire qual è la via migliore. Penso di qua andrà va bene. Forse perdo un po' troppo tempo però. Ma i tizi non devo farli fuori di nuovo. Diceva dove scattavi la foto. Il computer sì, ma l'altro tizio aveva un dialogo differente. Come devo farli fuori di nuovo? Va bene. 10 secondi, vediamo se c'è altro almeno. Se mi sono perso qualcosa. Sì, c'è un albero lì da tagliare. C'è molta roba qui. Ok, devo impostare un altro lo spawn point dell'altra zona e riprovare. Vediamo se qui è più veloce intanto. Non di qua. Ah sì, di qua, di qua, di qua. Così arrivo più veloce, senza passare per la melma. Tempio segreto, ho fatto tutto quello che pensavo. Oh, questo.
Grazie ancora, vieni nella mia barca vicino al faro. Ok, sì. Avrei un bel po' di cose da fare lì. Giusto, setto il spawn point. A casa mia! Casa del... è questa? Sì. Ah, infatti dopo che imposti la casa respawna quello. Boh, passiamo dal nostro amico allora. Salve. Era... è questa, sì. Puoi portarmi della legna per barche? C'è un solo albero e cresce vicino ai serpenti. Vicino ai serpenti? I serpenti sono nella grotta, in teoria. Sono nella grotta... la prima grotta buia del gioco. Dare un'occhiata. C'è un tentacolo. Ah, non l'ho visto. Poi, vabbè, dovrò fare un giro per prendere i tentacoli, a quanto pare. Ah, non volevo andare qui. Cioè, in verità sì. Quindi va bene. Mi ha colpito, va bene. L'importante è che non ci siano muri di cuori. Un salto qui. Cerca il tempo con il mio portatile. Ok, niente di più. Ho perso tempo. Ha detto altro? Non so cosa può servire. Volevo capire cosa faceva, ma purtroppo non posso stare fermo ad ascoltare. Ecco un tentacolo, è vero. Cosa devo occupare qui? Ah, aspetta, è vero, qui c'è la scorciatoia. È vero. Perfetto. Perfetto, una scorciatoia, non me ne sono neanche accorto. Allora via, verso nuovi orizzonti. Senza l'accetta. A quanto pare sono un falegname anche senza accetta. Mi accettano comunque, no? Basta una spada. Ecco qui, ma è super veloce. Qui c'è altro, vero? Non serve a niente. Neanche rompere quest'albero serve a niente. La musica è diversa. Posso attaccarlo a distanza? No. Fotografarlo? Non ho idea. Ehi, questi sono cattivi? Sì. Hanno più vita. Ecco qui. Nessuna ricompensa? Parla di no. C'è qualcosa qui. Salve. Vado in hotel sicuro in superficie? Blab. L'hotel! Qui ci avrà sicuramente una stanza! La tua camera è dove? No! C'ero quasi! La mia camera dove? Allora un secondo che faccio un salto a dei serpenti. Era questa legna, vero? Oh sì, legna per barche! Con la forma di barca, guarda un po'. Vicino ai serpenti, deve essere per forza lì, infatti. Pensavo di fare foto al tentacolo con la telecamera, ma... non ci posso andare lì adesso. Dopo, forse. Mi serve tempo, poi potremo salpare. Quanto? Minuto? Ti concedo un minuto. Voglio vedere se posso arrivarci subito. O devo fare... più veloce. No, non ce la faccio, vero? 10 secondi. Magari posso fare il giro... il giro corto? No, niente giro corto. Peccato. Aspetta, ha detto che è andato all'hotel quello. Quindi magari lo trovo lì dopo. Continuo a pensare che la via più breve sia questa. Anche se in verità l'altra non ti fa fare un giro lungo, ma ti fa combattere dei nemici. Quindi dipende, direi. All'hotel forse posso fare fotografie e tentacoli, ma... non aiuta il tizio che cerca i tentacoli. Voi, via, via voi. Mi ostruite. Vie segrete non ne vedo. L'hotel. La stanza. Hotel. Non è neanche un hotel. È di sopra. Portami dei clienti in più e aprirò altre camere. Oh, bastava andare qui, cavolo. Aprirò altre camere in che senso, però? Ah, magari per andare a prendere altri oggetti. Queste infatti sono chiuse. Il bagno no. Oh, ho una casa nuova finalmente.
Prima ci tenevamo le casse qui, ma la gente ci si nascondeva dentro. Che cosa vuol dire? Oh, ho rotto un vaso. Non mi pagano molto, ma almeno mi faccio pubblicità. Viene pagato per visibilità. Non ti piacciono gli hamburger? No, ho detto quello quando ti ho dato una spadata. Mi fa vedere le foto per dire dove sono. È vero, sarebbe un'idea. Allora posso provare adesso, visto che avanza del tempo. Fotografie! Devo vedere se faccio in tempo. Aspetta, non posso passare? Sì, posso passare. No, devo tenere premuto. Ecco qui! E torniamo a casa. Sopra c'è un tizio invisibile. No, è quello che ho invitato. Ma non penso posso salire. Vuoto. Qui che abbiamo. Mi sembrano. Ehi! È una trappola! Mi servono tizi per. No, mi serve qualcosa per rompere i massi. Quello scappa. Boh, lascio un attimo stare. Ora è tranquillo. Ho incontrato la gente sbagliata. Ci siamo persino tatuati. Me ne starò in hotel. Sì, ospite extra! Sarà contento quello. Che mi dice? Ah, ora questa è aperta. La fabbrica di spade è praticamente dietro l'angolo. Fai in fretta. Ho già finito? Qui invece? Non mi muovo dalla camera. Bravo. Ok. Tanto ero già qui. Hamburger. Sono quelli che mangiano in Amtaro, chiaramente. Ehi. Un braccio. Ah, non fa niente. Strano. C'è una rana, ma non posso raggiungerla. Posso fare così. Ah, e questo chi l'ha visto? Vado in hotel, va bene. Non posso fare altro. Non posso neanche colpire. Non è che devo lanciare questo sulle leve? Ma non sono abbastanza distante. Neanche da qui riesco. Di poco no, temo. Ah, qui che dovrei fare? Piacerebbe un viaggio rapido tra. Ehi! Mica ho visto qui che c'è una miniera. Ok, buono. Non ce la faccio in tempo, ma. Intanto. Il nostro capo è un despota. Sono in sciopero. Buon per te. Va bene, faremo un bel giro adesso. Aspetta, mi ha aperto una stanza, vero? Il mio cliente preferito ha perso il portafoglio. Ok, se lo trovo allora te lo porto. Intanto, miniera. Mi danno chiaramente un modo per rompere le rocce. Non voglio lavorare, voglio andare in barca. Ah, beh, c'è un tizio che prepara la barca. Chissà quando era finita. Ah, qui c'è acqua. Non posso. Non posso fare niente. Non posso andare da nessuna parte. Non posso rompere quello. Qui c'è acqua. Sono bloccato. La miniera è dietro l'angolo, sì, ma ci vorrà un po' per arrivarci. Non penso posso fare niente. Un secondo che. Do un'occhiata a questo allora. Questo posto è mitico. Ok, non dice altro, penso. Va bene, si continua. Quindi manca 8, 7 tentacoli. E altri soldi. Quanti erano? 3 soldi, penso. Qui su ho visto, ma era bloccato da rocce, sì. Ma anche da alberi. Posso rompere gli alberi. È così facile, basta rompere gli alberi. Salve. Ho perso la carta di credito. Va bene, ti aiuto a trovarla. Se sapessi dov'è. Nei cespugli. Altrimenti non avrei idea. Fa un saltino ogni volta che rompo un cespuglio, quello. C'è una tomba. Non. Come si va lì dentro? Ah! Ehi! Passaggio segreto! Beh, un cuore in più non fa male. Curioso, ho spostato il muro.
teschi. E qui faccio il giro buono. Posso vedere dopo. Un osso? Ah, l'ho scambiato con la spada. Eh? A che mi serve un osso? E neanche mi appare qui. Strano. Lì non c'era niente. Qui. Permesso. Non rompermi le scatole. Ok. L'osso. Cosa? Non lo so. Anche le stesse mosse tecnicamente. E qui salve. La musica si è corrotta. I numeri non cambiano mai. Buono sapersi. Ehi, ma è la stessa uscita. Non sempre il tempo e spazio, ma a volte lo spazio e tempo. È la casa infestata. Le spade sono reali. I viaggiatori non torneranno mai indietro. Ciò che c'è dentro. Ma sei il piano giusto. Com'è? No! Ero giusto! Che succede? Ero giusto! Magari serve avere l'osso? Dice le spade non sono reali, quindi devo entrare con un osso? Boh, nel caso lo prendo. Ehi! Ah! Ora sono apparsi. A sventare l'imboscata pensa... E da avere una ricompensa. Ok, basta fare fuori questa imboscata allora, no? Ok, sono spariti. Vabbè. Dove si curano dei tuoi piedi troverai un buco. Vai e vedi. Dove si curano dei miei piedi? In che... Dalla pedicure? Ciao, sono Mary. Saresti al piano giusto? Ti infesteremo di consigli. Infesteremo. Dai, diamo un'occhiata. Non ho molto tempo, ma vediamo. Visto, spade non sono reali. Questo ho visto. Siamo spiriti, Mary. Numeri non cambiano mai. Non è ciò che possiede definirti. Devi trovarci. Trova prima il tuo io. La realtà relativa. Quanti consigli ci sono? Però non capisco cos'è. Ah, ok, imboscata intanto. Ehi, sono aumentati. C'era uno innocuo prima. Questi sono più tancosi. Ah! Ricompensa quindi? Sono spariti! Come? Che truffa! Ah, forse qui me la danno. Sono spariti. Qui magari ricapita. L'abbiamo scritto assieme. Chi cerca saggezza trova abitudini. La sostanza una sola. Vita non è altro che tempo. Piano giusto. Vediamo. Eccola qui. Quindi qui magari mi dà ricompensa. L'ho sventata! Maledizione. Devo prima avere il piano giusto quindi? Non ho capito. Ho sventato l'imboscata chiaramente. Devi morire al piano giusto? Penso devo uscire al piano giusto. Vediamo. Ci sono. Ma loro spariscono. Ah, voglio riprovare. Devo fuori imboscate e andare subito da loro a quanto pare. Nemmeno. Ehi, sono spawnati due in basso, sbaglio. Vediamo. Maledizione, sta fermo. C'era un quindi è giusto. L'ho fatto! Ah, non lo so. A destra non ci sono stato? Pare di no. Qui c'è qualcosa. Oh! Se io tolgo tutti gli alberi dove nascondersi? E adesso? Dove ti nascondi? Ci sono te adesso e mi nasconderò là. Bravo. Intanto è qui che trovo. Nella sabbia che ti blocca, attendi senza aprire bocca. Ah, devo affondare nella sabbia. C'era una sabbia che mi faceva affondare? C'era. Fare un salto lì? È un po' distante, ma... Voglio vedere l'hotel, perché ho sbloccato altre persone. Mm.
Ha detto sblocca più stanze. Questa è sbloccata quindi ora? Cos'è questo? Cos'è? Non ho capito. Comunque, ecco l'altro tizio. Mi ha concesso la suite d'angolo. Non mi pare molto. Ok. E non c'è altro. Questa è chiusa. Prima c'era qualcuno. Non vedo portafogli in giro. Direi che ho visto buona parte. Non posso fare granché. Ho risolto questa imboscata poi. Non capisco. Aspetta, aumentano ogni volta. Sono aumentati. Partivano con 5, poi 6, 7. Fin quanto possono aumentare? Oppure mi sbagliavo io. Qui sono 3, appunto. Oppure spawnano a caso. Ok. Questo sì che il gioco salva se è piano giusto e se vado in un altro piano mi cancella tutto. Ecco qui. Tutto qui. Ho sterminato una banda di persone per un soldino. Ok. Qui anche c'è questo che cerca la carta di credito. La posso spostare poi. Acqua. Ah! Fuocherello. Fuoco, trovata? Più su. Più giù. Così. Deciditi! Dove? Qui! No, no! Ah, maledizione! Non si decide quello. Però se l'aiuto, allora mi darà qualcosa. Non c'è più l'imboscata. Che bello. Yo, ciao Alice, come va? Guarda che bel gioco, fatto tutto in bianco e nero. Anche la meccanica è interessante. Scusa, non ti ho risposto dopo, ma ero a fare altro e mi sono dimenticato. È un bel gioco dove semplicemente hai un minuto per fare qualsiasi cosa. Eccolo qui! L'ho trovata, grazie infinite, ora mi farò qualche hamburger. A cosa è servito? Ah, il capo dell'hotel sarà contento. Allora. Che ansia. Sì, è un po' un'ansia avere un minuto ogni volta, ma tanto puoi riprovare quante volte vuoi. Ok, che diceva questo poi? Dove sei sicuro dei tuoi piedi troverai un buco. Vai e vedi. Vero. Quindi ora che ho trovato il portafogli, il capo è contento. Trovi il mio ultimo cliente e apri la piscina. Personalmente non attraverserei mai quel ponte. Ultimo cliente. Qui nella grotta, ma ci sono appena. Ci sono stato prima. Mi serve un modo per nuotare. La barca. Se attacco. Combatte contro la fabbrica. Contro. Forse racconto io il metallo per quella spada. Contro il capitalismo. Ma qui puoi andare! Mica ho visto. Ok, era una pessima idea, lo sapevo. Potevo lanciarla, però. Potevo lanciare la spada per fare qualcosa. Non ho visto davvero che c'era quella via. Ho sbagliato. Cosa hai capito? È un po' lento. Eh sì, il caldo fa male a tutti, ma in verità. Oh, doppia bomba. Ci sarà un modo sicuro per far esplodere queste bombe. Così? Ecco qui. La porta aperta! Dolce profumo dell'aria aperta. Open space! Oh! Inquino l'acqua, ridono della mia azione legale e ora non mi fanno andare indietro? Hai bloccato qui! Per reclami sotto nella sala d'attesa. Un attimo, voglio vedere che c'è qui. Le leve! Scorciatoia! Sono nemici, aspetta! Aspetta, mi apro. È per aprire la scorciatoia? Solo che non so se l'ho aperta. Temo di no. Nope. Anche se una leva è considerata attiva. Devo fare una combinazione strana. Combatte contro la fabbrica, Mother Trina Nutshell. Eh sì, in effetti era qualcosa di quel tipo, è vero. Forte. Che stavo dicendo prima. Mi devo interrompere ogni tanto perché devo. Perché c'è un minuto di tempo e posso mettere in pausa, ma è un'altra storia. Ok.
Finalmente. Ehi! Ah, la leva ha aperto il ponte. Buono. Reclami allora, qui. È una fila un po' lunga. Sono qui da 2 ore. La pianta perde foglie. Non cambia niente. Qui? Qui? Stonks? Niente? No! Peccato. No, che... Ok, dicevo che... Che io mi... a volte mi perdo per continuare a fare cose. Mi serve un po' di spinta per continuare. Ad esempio con il gioco universitario, col tempo limite. Un po'... Oh, ecco qui. Col tempo limite riesco a fare velocemente. Anche adesso con il mio gioco. Grazie alle proposte di Alice sull'intervista col Pad per 2, mi sto dando da fare per continuare. Infatti ora mi sto dando da fare molto velocemente. Pinne! Buono! Ora posso nuotare. Posso andare in un bel po' di zone. Tantissime zone. Tipo qui. Ah, perdo vita però. Va bene. Oh, interessante. Nuoti ma perdi vita. E boom. Sembra bilanciato, credo. Voglio comunque riprovare qui. Perché magari c'è qualcosa di interessante. Mi serve però più vita. Ok, quindi... Quindi alla fine la vita non è più secondaria. La vita è obbligatoria adesso, la vita extra. Altrimenti rischi di morire prima in acqua. E per quanto distante puoi andare. O mi servono le scarpe. No, perché quella è acqua velenosa. Ah! Questa non ti fa male. Che accade qui? Ci sono pezzi di spada qui. Ah, magari la fabbrica maledetta che fabbrica le spade. Le spade malvagie. Posso intrufolarmi così? No? Ah, intrufolato! Il mio piano funziona, niente mi fermerà. Questo? È inutile cercare di fermare tutto. Farò ripartire in un attimo. Qui posso andare? Sì, ma... Ehi, c'è qualcuno! Aiuto, continuano a riattivarsi. Devo spegnerli entro il tempo limite, pare. E dove craftano le spade maledette? Così tante ne fanno, però. Farò caso a quella fabbrica. È la mia stanza quella, ehi! Ah, non ti... Ah, è petrolio quello? Non mi sembrava. Insomma, tutto è nero dopo tutto, quindi non so come si comprende. Ma sì, faceva male. Pensavo veleno, ma... Anche petrolio, immagino. Facciamo in fretta. Qui che c'è? C'è un laser. Mi sa che... Non posso passare. Neanche in basso. Devo spegnere questa macchina, a quanto pare. Ci sono i pulsanti qui da premere velocemente, presumo. Così? Basta fare così. Grazie, prego. Un serpente? Salve. Che c'è qui? Dove? Dove sono finito? Ehi! È quel luogo! E qui riparto qui, ok, ok. Buono sapersi. Spero che avendo fermato la cosa ora posso andare avanti. Altrimenti non so che combinare. C'è un ponte... Sì, non ho visto il ponte riparato per qualche motivo. Ero concentrato sul... attivare le leve. Ma l'ho vista alla fine. Bene, fermo, fantastico. L'altro non l'ho ancora fermato. Magari potrei provare dopo. Qui che c'è? Assolutamente niente. Un perditempo. Salve. Vabbè. Non è importante. Qui ho visto. Lì sopra, allora. Abbiamo interrotto le spedizioni. È un water. Niente. Qui che c'è? Quanto è grande? Ho rotto questa cosa dell'acqua. Non capisco che devo combinare. Farò comunque in fretta. La scorciatoia per la fabbrica, quindi, non mi sembra serva finora.
meno che non c'è una terza via che non ho visto. Farò ancora un giro così. Perché non mi sembra di aver attivato scorciatoio. Ho trovato letti da attivare. Prima ho perso un po' di tempo andando a destra o rompendo il water. Magari ora posso ottimizzare. O schivando quelli anche, in effetti. Salve. C'è in fretta. C'è anche il signore qui che vi dà consigli, no? Sei qui. Una maledizione si è abbattuta sulla fabbrica. Salvaci, ti prego. Ok, che devo fare? Ok, non ho tempo, vero? Qui sotto? No, non c'è niente. In alto c'è un passaggio, forse. Ma andiamoci dopo. Allora facciamo altre cose, già che ci sono. Dovrei anche cercare monete. Il fatto è, sono ovunque le monete. Backtrackiamo, abbiamo il nuoto. Siamo overpower ora. Ecco il tentacolo. Non posso attaccare? Ah, squali! Com'è? Ti sciuttano! Ok, ora so di non andare a mare aperto. Curioso, la scusa per non farti andare a mare aperto. Ascolta mentre faccio backtalk. Oh, a ritmo di un minuto alla volta, no? Ah, dovrei trovare un modo per andare lì. Ah, posso buttarmi anche da qui. Ma mi sa non posso salire. Ci sono le scale, però. Devo trovare un modo. No! Mi segue ancora! Fermi, no! Ma come? Sono tornato sulla terraferma! Quindi quando vado al mare aperto muoio. A meno che non torno subito sul limite. Un attimo che magari trovo cose nascoste qui sotto. No, ok. Ho perso 15 secondi. Ok, quindi devo evitare gli squali, capito. Come nella vita vera. Wow, realistico. Li perdi vita, va bene. Ma puoi passare? No. Non puoi, va bene. Io dovrei. Meglio attivare un letto a questo punto. Non so se faccio. Devo fare in fretta. Ho paura, non ce la faccio in tempo. Non questo grande! È gigantesco! Ho scelto quello sbagliato, ma sì, ce la faccio. Di poco, ma ce la faccio. Di molto poco, ma ce la faccio. Di troppo poco, ma ce la faccio. Di niente poco, ma ce la faccio. Riproviamo. Allora, posso nuotare ora. Quindi, salve. Acqua è calda, è vero. No, non provarci. Che accade se porto lo squalo da quello? Ah, ma come pensavo se ne fosse andato? Ma, che fregatura. Quindi posso attraversare qui. Cosa in verità che ho già fatto, ma posso provare una cosa. Ad annegare nella melma. Quando ho capito devo affondarci sopra. Vediamo. Devo affondare quindi? Sì, sto affondando. Pian piano. Dove sono? Oh, gente. Ci sarà un soldino. Oh yes, ancora una! Parlava di dove si occupano dei miei piedi, quindi pedicure. Tornare al. Aia, sto. Maledetti. Qui non c'è niente. Se li faccio fuori, forse, ne dubito. Tutto buio. Va bene, ho fatto quello che dovevo. Anzi, sono bloccato qui. Ups. Sì, totalmente bloccato. Va bene. Parlava della. Di qualcosa che si occupa dei piedi. Qui a destra c'è. Ah, c'era. C'è una cosa strana qui. Non posso attaccare. Ehi! Ehi! Dove sono? È il deserto! I serpenti sono migliori. Oh, scusa. Tardi. Ho trovato un tentacolo, però. Ah, posso anche attaccarli. Altro però, come posso attaccarlo? C'è altro qui? Voglio vedere allora un attimo se mi rendo conto come il tentacolo ho recuperato.
Vediamo. Ancora sei, infatti. Ah, due. Ancora due. C'è uno qui sotto, sbaglio. Quindi basta fotografare. Raggiungerli nella schermata. Ok. Ecco, lo sapevo. Pericolosi quelli. Quindi a destra c'è il deserto. Qui invece? Mare aperto, certo. La barca è vicino al faro. Sarà finita, infatti, ok. In effetti è vero, ho detto un bel po' di tempo fa che la stava finendo. Andiamo. Oltre gli squali, poi. Se guardo solo non vado avanti. Tranquilla, dice, lavora pure. Capisco quanto è difficile continuare. Un tentacolo! Aha! Penso conti. Tanto vado ad attaccarlo, già che ci sono. Shark of the pool, what is your desire? Ma quanto è lungo il viaggio! La casa! Dimmi che c'è un letto! Perfetto! Cos'era quel suono? Ok. È zanzara. È fastidioso! È fastidioso! Beh, sembra tranquillo. Cos'è questo? Terminale errore. Ah, in ordine, vero? Oh no. Ok, ok. Quindi qualcos'altro sarà cambiato. Spero devo. Non devo ricordarmi il codice perché non vorrei farlo più di una volta. Ma questo non è necessario, ma. Oh no. Oh, ne quel gioco. Uno di quegli otto troverai in casa del ratto. Otto tentacoli. Uno degli otto tentacoli troverai nella casa del ratto. Ratto? C'è una casa del ratto per caso? C'è la casa di questa fastidiosissima mosca. La posso attaccare? Che fastidio. Ma niente di più. Oh, non è quello. Come se. È facile in verità se faccio così. No, ok, non fa come deve, vero? Oh, no, ognuno fa i cavoli che gli pare. Allora, questo fa quelli lì. Ok, risolto, questi due. Ok. E ora che fate entrambi? O li ho fatti entrambi? Dimmi che non sono resettati. Perfetto. Quindi? Quest'albero? È gigantesco. C'è una chiave sopra, guarda un po'. Mi aspettavo qualcosa. Chiave della cantina. Ha una cantina la casa? Buono sapersi. Non fare in tempo, vero? Ah, ok. Ci sono tre cavi da attivare. Uno ovest, uno sud che ho fatto e l'est che manca. L'est? Non c'è niente est. Dovrò andarci io così? No, no, no! Ah! Non ce l'è. Dov'è l'est? Inoltre, sono bloccato qui? Non c'è una barca? Ah! Est dice, ma non c'è l'est. Ah! Di qua? Come ponte? È andato oltre! È andato oltre il ponte! È uno squalo, non vanno oltre i ponti gli squali. Ah, sarà qui est. Prego? Prego? Ok. Oh no. Oh no, questo no, ti prego. Almeno sembrano essere consistenti. Ah! Tentacolo, come... Ah, così. Ah, devo trovare un modo per attaccare i tentacoli, quindi, ok. Ok, adesso? Ah, dove devo andare? Ah! Tutto qui, facilissimo. Beh, non era così impegnativo. Zanzare con 99% evasione.
No, quello è ancora peggio perché la colpivo ma andava via, tipo il mio attacco veniva defletto, deflettuto. Quindi ha non solo elusione ma molta armatura. L'attacco l'ho preso dalla fabbrica è quello con la spada volante, che è in acqua. Ce n'era uno, non ricordo se quell'altro l'ho preso, il primo che ho visto. Dopo ci passerò. Sì, faceva i peri la zanzara, non capisco. Era già successo prima, ma ora è peggio. Beh, è aperto ora. Cos'è? Girici. Ehi! Mi dice quanto sto giocando? 11 su 16. 6 monete su 19 e 3 cuori su 6. Zone 94. Posso vedere anche una mappa. Mistero. Cercane. Non capisco queste cose cosa sono. Sono porte chiuse forse. Nuova casa? Aspetta. Aspetta, è una scorciatoia! È una scorciatoia! Beh, carino, dai. Allora facciamo un test. Non volevo ripartire lì, vabbè, vediamo qui. Prima non c'erano squali però. Forse perché ora, visto che posso tornare indietro, non serve avere via libera. Ok, adesso quindi tornerei a guardare meglio l'acqua. La zona H, eh? No, ho semplicemente fatto il giro ora. Devo capire però cosa implica. Ovviamente. Ma perché torni a seguirmi? Non è un bel posto, vero? Non è un bel posto! Qui, 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 qui! No! C'è la terraferma! Lì non ci sono stato! Vabbè, ci posso andare ora. Solo che è una morte in più. È una morte in più. Nella cantina. Ah, intendi il teletrasporto? Aveva l'H sopra, vero? Non so cosa intendeva. Vabbè, era per decorarlo, forse? Comunque. Sì! L'ultimo soldino! Sono tutti! Tutti quanti! Devo solo tornare lì. In tempi decenti. Bastava andare qui? O era da un'altra parte? Qui? Ma forse. Ah, non posso. Ah, non si può nuotare lì. Quello devo ancora colpirlo. Come? Vabbè, ci penseremo più avanti forse? No, non è dove volevo andare, vero? Non volevo andare qui. Seppur un teletrasporto. Niente. Lo posso colpire forse da quella piattaforma lì, ma non so ancora come ci arrivo. Curioso. Ah, di qua era la scorciatoia, vero? Posso seguire il flusso? Penso non porta da nessuna parte, infatti. Penso sia la via più veloce per andare al negozio di scarpe. Questo è un po' lento, potrei fare il giro, ma va bene così. Poi c'è anche una scorciatoia, forse qui del. Attiviamo, dai. Forse scorciatoia qui del negozio di scarpe, a sinistra. Era qui. Ci vado dopo. Queste favolose scarpe sono tutte tue. Scarpe rapide. Ti hai premuto per correre. Devi fare acquisti un cuore per 19 monete. Come 19? Aspetta, non me le ha. Non le ho date le monete. È un checkpoint. Ok, comodo direi. Ah, quell'H, ok. Ok. Bello, tenendo premuto vado più veloce. Ah, e anche se cambio direzione. Perfetto, allora qui si corre. Non devo sbattere però. Se sbatto non si mette bene. Devo evitare di sbattere altrimenti perdo troppo tempo. Vorrei avere una torcia più grande per vedere un po' a più di un palmo dal mio naso. Non vorrei trovarmi per caso coinvolti in omicidi di una persona pugnalata alla schiena con quattro libri per terra.
Sto rubando il potere di Michael Primo, scusami, il... come si chiamava? Ho già dimenticato il... Extreme Guess, qualcosa di simile, ecco. Vabbè, non importa. Un cuore! Tutto questo per un cuore? Non mi spiace, ma... Spero in qualcos'altro. Va bene, qui non penso c'è altro da fare. C'è un muro in alto, ancora che non ho capito, però. Inoltre, il deserto potrebbe avere più cose di quanto penso. Do un'altra occhiata qui. Che adesso ha detto che c'è la fabbrica, però non l'ho vista. Rovine. E qui invece? Che trovo? Ci deve essere qualcosa. Presumo. Ah, niente. Maledetti. Ah. Passerò per la destra, dai. No, mi sa non c'è davvero niente. E sto anche correndo. Non penso ci sia niente a questo punto. Sì. Sono tracciamente perso. È bello che non puoi tornare indietro tramite una schermata e basta. Il gioco vuole che tu resetti. Che ha senso col gioco? Perché altrimenti mi perderei per sempre. Quindi è anche un vantaggio. Allora, un ultimo salto alle rovine, allora. Per vedere la parte in alto. Che non ho capito. Ah, inizi nei luoghi abituali. Finisci dove crescono vegetali. Comunque sono cambiate qui le cose. Abituali? Non capisco. Comunque questo, questo, questo. Poi questi? Penso sia un puzzle. Di cui non so la soluzione. Con i tentacoli come sono messo? Posso nuotare qui, aspetta. Oh, ma qui ce n'è uno, guarda un po'. Come non l'ha visto? Era proprio qui. C'è un altro lì. Ce ne sono altri qui? No, forse sono quelli che ho trovato. Ok, allora prima di finire, fare un altro salto alle rovine qui in alto, sopra citate. Le ha citate, non capisco. Ma non le trovo. A destra rovine. Dovrebbero essere qui. Ma. Forse sono queste rovine di di un camion. Non penso che correndo trovo altro allora. Paradino. Dovrei segnarmi i consigli. Per saper di meglio. Nel caso dimostra perché i processi non avvengono mai 2 giorni dopo. Qualcosa dimostra. Perché dopo si perdono indizi importanti? Non trovo niente comunque. Riprova. Allora, ho aperto la scorciatoia. Quello è buono, ma... ho già dimenticato dov'era. Era qui, era qui. Ci stanno benissimo, grazie. Volevo vedere un attimo qui. Che qui non ho ancora capito come andarci. Qui dovrei spingere casse. Cioè, questa via l'ho raggiunta ormai, però. Aspetta, aspetta, che stupido. Posso nuotare. Va bene, la velena è inquinata, ma comunque. Posso passare così gratis. Per vedere cosa combinare qui. Ah, ma chi si rivede? Ecco qui! Che dici? Che dice? Che dice? Ah! Non ho finito! Devo rompere qualcosa qui a sinistra. Ok. Di qua. Quindi a che serve questa cosa di muovere scatole? Niente. Visto che posso passare così a gratis. Tipo in pelliccia di unicorno? Oh, di che parli? Perché quella tizia che ha fatto a fine processo? La Wake. Oh, la Wake, il risveglio. Non ricordo, non so di che parli. Oh, non mi torna in mente. Ah, quindi. Ah, orti laser! Voglio anche vedere come fermare questo. Se c'è un modo. Non mi sembra. C'è una casa qui che non sembra utile.
perché mai. Non ho fatto niente. Magari i laser sono distrutti però. Vediamo. Sì, sono distrutti i laser. Troppo lento. Però finalmente posso combinare qualcosa. Negozio scarpe. Corri bello, vai. La tizia di 4 libri si è risvegliata. Ma durante il processo no. Se si fosse risvegliata prima, allora avrebbe risolto più facilmente. Se intendi... Non penso intendi quello, però. Ehi. Si può attivare? A quanto pare sì. Ehi. Soldino. Tutto questo per un soldino, ok? Vale la pena. Scorciatoia. Wow, ancora meglio questa scorciatoia. Ancora meglio. Allora, qui sotto ho tolto il laser, finalmente. Ho una via sola o due? È la stessa cosa. Salve. Finalmente un aiuto. Adesso è la produzione dell'altro lato della fabbrica. Infatti non so come si fa. Ma è... Ok, devo fare qualcosa lì. Con la trivella sempre, forse? Passerò di qua. Invitare meglio l'altra via. Vabbè. Devo ancora abituarmici. Sì, infatti, se fai il processo 3 giorni dopo, la tizia testimone si sarebbe svegliata. Un po' di pazienza devono avere lì. Ma a quanto pare non ce l'hanno. Aspetta, si può fare così. È così facile. Ok, wow. Ah. Lavori qui, certo. Io ho delle spade, che ci faccio qui? Volevo fare il fotografo. Ah, chissà cosa accade se fa... Aspetta, no! Ha detto solamente i reporter, quindi potevo passare anche con la macchina fotografica. Quindi ci sono più modi per risolvere il puzzle, allora. Ah, curioso. O comunque ho sbagliato strada. Devo andare di qua, forse. Quindi con la macchina fotografica mi facevano passare gratis. Cos'è sta cosa che non posso muovere? Ma dove... Ah, era qui. Direi che era qui. Qui sotto ho visto. È un bungalow. No, dov'era l'altro tizio? Ah, era qui. Solo che la via è davvero più lunga. L'altra via... Ok, so dove... Ok, devo ricordarmi a che parte si viene. Allora, come si rompe sta affare? Non vedo il modo. Devo attaccare a caso. O fare qualcosa qui. Questo qui dovrei spingerlo dalla parte opposta, ma non posso. C'è questa. Non capisco. Volevo provare anche a vedere. No, la scorciatoia mi porta all'inizio. Allora tornerò indietro. Potrei andare alla fabbrica, ma... Sì, infatti c'è una via più veloce. Dovrei fare altro che pestare un bue, forse. Quale altra via è migliore? Tornerò magari al... I serpenti sono amici, mi ha detto. Posso derubarlo? No, peccato. Questo è bloccato. 99 zone. Ho sbagliato, aspetta. Casa è qui. Ok. Forse un pochino meglio. Forse con il fotografo mi dà oggetti extra? Non saprei. Era qui sopra? Sì, era qui sopra. Devo giusto evitare quelli. Aspetta, qui. Ah! Posso andare qui? In tempo? Posso farcela se non perdo tempo, sì. Posso farcela. Non so se anche l'altra via potevo farcela, ma ora ho anche un cuore in più. Non ero pronto ad andare lì dentro. Ok, tranquillamente. L'esplorazione è tutto per me.
Tutto qui? Tutto qui? Tutto qui! A quanto pare. È inutile quindi! Bah. Yo Michael! Prepariamoci un'avventura vero Minit? Beh, in verità Minit è cominciata da un bel po'. E ora sto cercando di capire cosa fare. Attenzione, grazie, ci sono i serpenti. Ci ho già passato. Nuotare va bene. Qui, provo a parlargli. Fa delle foto carine. Cerca altre info con il mio portatile. Mint camera, mint game. Non c'è altro. Paladino, va bene, è una fotocamera. E qui c'è l'hotel, vero? Aspetta, con questo forse. Con questo. Sì, con questo. Vai. Ecco qui, colpito. Ora via veloce. Ce la faccio? Sì, spero di sì. Sto correndo. Ecco qui. Aspetta, c'è un teletrasporto ora. Ah, wow. Averlo prima. Beh, è pratico, dai. C'è il viaggio rapido. Ora posso nuotare in quest'acqua melmosa volendo, se proprio insisto. Leve, non capisco cosa facciano. Hanno aperto il ponte. Tutto lì. Dici tutto lì. Qui c'è imboscata. Quindi ricordo che c'è però. Ok, ho risolto anche qui. Anche qui. E anche qui. A destra non... cosa c'era? Ah, il tizio che scappava. Questo ho già parlato. Manca... l'osso non capisco. E poi c'è... questo. Dove si curano dei tuoi piedi? Vedere un buco vai e vedi. Dei miei piedi. Poi dice anche se resti a piano giusto ti infesteremo di consigli. Dai un'occhiata. Per curiosità. Sei già sopra l'hotel? Certamente... sopra nella vasca, sì. Però non ho visto niente. Ho preso anche le pinne. La fotocamera è inutile. Ah, peccato. Allora, vediamo. Per capire, spade sono reali. Non sempre tempo e spazio, a volte spazio e tempo. Siamo spiriti. Numeri non cambiano mai. Trova prima il tuo io se vuoi trovarci. La realtà e la relatività. L'abbiamo scritto assieme. La vita non è altro che tempo. Sei piano giusto. Ah, in quel senso. Ah, ok. Ah, capito. Devi tipo sintonizzare la TV sui fantasmi. Ora ho capito. Non ho capito però alcuni consigli. Sì, le pinne mi davano sopra l'hotel. L'ho preso. Ora sto andando a fare un bel giro. Forse devo usare di più le pinne, è una cosa molto forte. Aspetta. Voglio fare un esperimento a questo punto. Macchina fotografica! Non puoi portare due cose assieme? Forse mi fa passare. Vediamo. Giornalista, ci rinuncio. Ora sei giornalista. Ma non posso fare niente, quindi è inutile. Inutile. Non capisco. Qui non posso passare, c'è questo da rompere volendo, ma non trovo modo. Mando le foto su un sito. Su un sito? Pensavo fosse un modo per... dice un sito, ma non ci credevo. Pensavo fosse in uno screen di una cartella del computer. Invece le manda online. Mi piacerebbe capire come andare lì. Ci sono delle scale. Vabbè, ci sarà una moneta e basta, vero? La via qua a sinistra, l'ho vista? Mi dimentico cosa c'era. Non ricordo cosa c'era qui a sinistra. Aspetta, questo pesce è fuori d'acqua, no?
Ma è contento. Ah, c'era solo un soldino, ok. Se attacco quello a distanza? Ah, non hai range, mi spiace. Quello no. Niente faro. Non saprei dove andare. Aspetta. Potrei ascoltare altri indizi di fantasmi. Parlava di dove ti curano i piedi. Allora, poi questa è casa. Ok. Vorrei riprovare qui. L'acqua è calda, bene. E i serpenti sono amici. Non mi sembra. È un indizio per caso? Di nuovo non mi sembra. Qui non penso ci sia niente. Anche se, e poi potrei anche nuotare, ma arrivano gli squali. Sono morto, ecco. No. Ma non troverò niente. Ci sono scale, andrei più tardi. Penso ci sarà una moneta e basta. Devo trovare modo per scoprire il segreto. E basta. No, i soldi li ho spesi per prendere le scarpe. Le ho prese tutte, ora come vedi sto correndo. Allora, i consigli che altro dicevano. Vorrei riparlare coi fantasmi. Qui ci sono stato, capitalismo. Ah, c'era quello del deserto, aspetta. Facciamo la scorciatoia, dai. Così? Sì. Vuoi attivare il checkpoint, però? Che c'era un puzzle, forse? Che devo risolvere. Il resto l'ho fatto. Era qui. Nella parte alta. Non l'ho risolto, questo. Inizi nei luoghi abituali, finisci dove crescono vegetali. Un attimo. Puoi vedere in inglese a questo punto. Un attimo che... Ah, voglio vedere un attimo se cambio lingua in inglese e cambia qualcosa. Perché è indizio per avere una rima. No, no, ecco qui. Giusto un secondo. Gioco l'hai quasi finito. Ah, non l'hai finito anche tu? Beh, più avanti ha dei puzzle intricati. The start is what shows. And the end where it grows. L'ingresso è quello che mostra. E la fine dove cresce. Eh? 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 Potevano farlo senza la rima per essere un po' meno criptico. Non penso aver capito. Se resetto. Non ce l'ho fatto neanche in tempo, vero? Era chiuso, ma ho sentito un ha 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 ha. Quindi mi ha messo il dubbio. Un attimo. Qualcosa quando è il piano giusto. Piano giusto? Qua è il piano giusto. Questo. Ho provato a fare così, aspetta. In quest'ordine. E ho sentito una risata. Ma perché sono morto? Ma non ricordo di sentirla quando morivo. E infatti. Non capisco niente. Centrava di spawnare in ordine di casa preciso. Questo. A me sembra un puzzle su questa stanza. Ma non vedo niente. No, c'è ogni volta la risata? O mi sbaglio? Comunque le mettiamo in italiano, dai. Seppur inglese potrebbe essere più chiaro, forse. E altre lingue anche. Chissà.
C'è qualcosa qui un attimo. Boh. A questo punto vado dove vedo minime tracce. Niente. C'è anche l'oasi, ma... Aspetta, come sono? Ehi, ehi. Ah, sì, ok, ok, ho risolto. Vediamo il polipo come sta. Per vedere quanti ne mancano almeno. A vedere in basso, non ho visto in basso. Due, ok. Se faccio così. No, non cambia. Due tentacoli, ma non li ho visti. Tutti quelli che ho visti li ho uccisi, diciamo. Quindi manca qualcosa. Boh, qui non penso davvero niente, ma tanto vale provare. Niente, infatti. Non morire. Muoio una volta a minuto. Non è così semplice. Ok, qui lascerò stare. Anche se aspetta. Torno alla scorciatoia. Devo trovare un modo per chiudere la fabbrica. Gli ho trovato il soldino, ok. Un modo per rompere anche queste cose, forse. Qui in alto. Un modo per interrompere questa cosa a sinistra. Ho fermato i laser, ma non basta. Per fermare questa produzione di spade. Come? Ehi! Magari questo carrello finisce da una parte particolare. Devo overloadare questo qui con... Aspetta! Così? Se ne butta abbastanza? Sì, esplode, se ne butta abbastanza. Purtroppo non ce la faccio. Eh no. Ho trovato il modo però. E anche la scorciatoia per fortuna. Deathless Minute è è impossibile. Se non chiudi ed esci, volendo. Ma comunque no. La speedrun di un minuto mi sa che è infattibile. Oh, vi ho sbagliata. Signor malvagio, ti fermerò adesso. Quel potere di questi blocchi. Allora. Uno. Due. Non so come fare il terzo in poi, però. Due. Ancora uno, dai. Il fatto è come lo porto dall'altra parte. Qui si può passare? No. Aspetta, giro lungo. Oh no, non ce la faccio, vero? Dimmi di sì. È troppo lungo il giro. Forse sì, forse sì, forse sì. No, non ce la faccio. No. Era giusto. Veloce, più veloce. Non ho tempo. Ho solo un minuto. Solo perché ho sbagliato strada. Minimum death minute. Il fatto è, come fai a sapere il numero di morte minimo? Devi... si può fare una gara per vedere chi ne fa di meno, volendo. Quello sì. Partiamo dal più lento. Non lo metti mai sopra quando muori. Un'ultima spinta col cadavere. Potresti buttarti addosso a peso morto. Non lo so. Ok, uno è fatto. Vero? Ecco qui. Il più difficile. Il più facile. E poi questo. Spero non chieda 4 perché non so come fare il quarto. Ecco qui! Fermato tutto! E da dire bello. Il piano funzionerà, niente mi fermerà. Ti ho appena fermato. È inutile cercare di fermare tutto, lo farò ripartire in un attimo. Ma no, l'altro non è ripartito, quindi direi che siamo messi bene. No? Do un'occhiata subito. A me sembra in funzione. Boh, a me sembra fermo. Invece gli altri sono fermi. Però qualcuno mi diceva di fermare entrambi i carrelli. O entrambi i nastri. Dov'era? Tu. Incassa la spada nel meccanismo? Non questo. Oh, boh, è questo, sì. Ecco. Fatto. No? È bloccata acqua fresca. Oh, non ho... Aspetta. Oh, non mi serve l'acqua. Non ce la faccio a portare l'acqua così presto.
No, neanche lontanamente. Una volta solo, forse? Non vorrei portare l'acqua e poi mi frega con il fatto che... Col fatto che devo portare invece la spada di nuovo. No! La spada l'ho persa! Ho finito il gioco? Basta spegnere quello? Speriamo. Ci siamo! E tutta la super spada? Non cambia il fatto che... Non sarà il fatto che il tempo scorre. Le spade tornano indietro. Interrompi l'avanzamento. Come? Con la super spada? Come? Vabbè. Sembra problematica la situazione, vero? Che hai da dire? Cosa fai? Troppo tardi per fermarmi. Super spada? Boh, dovrò attaccarlo, vero? Di nuovo? Ecco qui, eh? Aspetta, è il boss finale. È il boss finale? Ma il tempo è scaduto! Aspetta! Devo fare il boss finale in un minuto intero. Ok. Aia. Che devo attaccare? Ah! Attaccare le spade, ok. Bloccare le sue spade con questi massi, ok. Questa. Ok, non pare così male. Se non fosse per il tempo limite, forse. Permesso. Ne manca una. Forse due. Ecco qui. Attacco lui. Lo posso spingere, ma non penso cambi molto. Le spade scappano. Tranne quella ferma. C'è una che si ferma ogni tanto per attaccare. Certo, 10 secondi non penso bastino. Veloce così? 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 Ma non posso colpirti lì! C'era vicino! Che fase è? La seconda? Sì, la seconda. Beh, bene, dai. Me l'ha salvato. Questo non c'era! Non c'era prima! Basta fare così, no? Circa, ecco. Così? Pian piano. A distanza. Così. Una spada per distruggere le spade, direi. Che è un finale a tema. Si è messo male con la vita. Col tempo un poco meno. Ok, attacchi. Basta attaccare una volta. Ok, tutto qui. Si è rotta! Maledizione spezzata finalmente. Esplode, va bene. Ho capito. Fa male agli occhi quasi. Vinto! Non c'è più il timer! Letteralmente Unlimited Blade Works. Guarda qui poi quante ce ne sono ancora. Sì, ora poi. Sì, posso lanciare la spada. Potevo farlo prima. E ora lancio la spada rotta. Guarda un po'. Ups. Testa skill di Gilgamesh. Lanciare spade. Spade rotte anche. Funziona bene. I use the sword to defeat the swords. Ed esplosioni. Perché così deve finire. Dove sono? Ah, qui dentro. Ok. C'è solo una strada, pare. Eh sì, sono un... Ah, fanno male. Certo, vita infinita però. Quindi non pare un problema. Ci sono i blocchi che... Eh? Ah, ecco come fugge, perché sarebbe bloccato qui. No, ok. Va bene buttare la spada nel cesso, ma... come scappa da lì adesso? È bloccato. Ho fatto meno di 100 giri, wow. Ho raccolto solamente 2/3 di cose. Curioso. Un gioco di Kitty Kelly's, John Winman, Giucchio Callio, Dominic Johan. Non c'è il doppiaggio, aspetta. Spero che posso skippare. Era un bel gioco indie. Molto carino. Che succede?
tornato a casa in tempo. Perfetto. Prima che il cane si annoiasse. Solo che c'è un passaggio segreto sotto il tuo letto. Dovresti tenerne conto, ecco. Sì, mancano ancora cose tipo i tentacoli per... Secondo giro. Tentacoli per ottenere qualcosa, poi i soldi per il cuore, ma... Non so che altro c'è da fare oltre a quello. Cioè, non so cosa ottengo che mi può essere utile. Un cuore extra, forse. Ho la spada forte. E maledetta, lo so. Super spada. La forza di 5 milioni di spade è concentrata in una. Ok. E poi c'era anche un'altra opzione. Aspetta, dov'era? Nuova partita più. Sono solo curioso. Secondo giro. Gioca secondo giro. Ovvero? Eh? Ah, solo un punto vita? Tutto qui, ho solo un punto vita? No, ipotizzo che ho anche meno tempo, vero? Parte con la spada spezzata. Ho 40 secondi. Ok, capito. Quindi è un gioco nuovo. Ma molto più difficile. Forte come cosa. Il resto è identico, no? Forse non trovi i cuori, ma il resto pare identico. Sono curioso. Aspetta, c'è un cuore qui abbastanza gratis. Sì, è quello che si ottiene annaffiando. Per vedere se ottieni cuori o meno. Ora è... Tu tird so faminit. Sì, se è così che si pronuncia. È molto meno, ma sono curioso un attimo. Sono una volta per loop e posso annaffiare. Vediamo se ottengo un cuore o meno. Perché parti con due cuori, quindi... Non vedo un grande aumento di difficoltà a partire con un cuore in meno. È un pochino più difficile, ma niente di più. Oh sì! Oh sì, il gioco non te lo concede! Il gioco è cattivo all'improvviso. Capito? Malvagio. Si rompe. Wow, malvagio, sì. La bandiera cos'è? Quindi qui sotto mi dirà zona 100. Non ho trovato tutte le monetine. Neanche gli oggetti. Mi mancano due oggetti. Eh? Normale. Ah, sono i record in tutte le modalità. Aspetta. Perché ci sono tre righe allora? C'è una terza modalità per caso? Oh, curioso. C'è una terza modalità che si sblocca facendo l'altra. Ma diciamo che già l'altra è difficile. Se avessi fatto ora ci metterei molto di più, ecco. Seppur so già cosa fare. Minute Master Quest. Sì, tipo Zelda. Più difficile all'improvviso. Non trovi i cuori nel posto in cui tieni più tempo? Ah, magari. Niente cuori e basta. Avrebbe senso che in 60 secondi non fai la prima parte della fabbrica. Dici la parte sinistra della fabbrica? Non lo so, pensi invece che con tempismo esatto potresti? Tipo se corri per bene o simili. Non puoi sentire il tizio del faro con poca vita. Boh, non penso obbligatorio. Facciamo una foto ricordo, allora. Facciamola qui. Ecco qui. L'aveva pubblicato online, quindi. Però non vedo altri teletrasporti. Mi darà qualche oggetto extra, ma non penso sia qualcosa di importante. Boh, posso andare a cercare le cose volendo. Infatti non so dove cercare. Dov'è la spada? Ho perso la spada. Resetta, ecco. Cerca il sito della foto. Ah, un'occhiata dopo. Intanto volevo vedere se c'è un modo per ottenere altri tentacoli. Impegnativo cercarli così però, perché non li ho visti su altre mappe. Quindi magari potrei guardare online, visto che è molto criptico. Ah, c'è ancora il puzzle. Aspetta, imposto questa casa.
C'è il puzzle del... Di cosa? Di questo qui. Devo ancora capire come si fa. Finisci dove crescono vegetali. Oh, e gli romper roba, vero? Sono questi vegetali. Non so cosa intende. Ma mi piacerebbe dare un'occhiata per vedere cosa mi nascondo. O cosa si nasconde il gioco, ecco. Quindi, dare un'occhiata a come si fanno le ultime cose che mi sono perso, allora. Solo che non so dove cercare esattamente. Secrets, magari. Perché insomma, se cerco quelle cose giuste, devo trovare anche cose particolari. Ad esempio, le monete. Le monete sono... Aspetta. Dice che la prima moneta è nascosta a casa mia. Ma a questo punto guarderò una guida per recuperare le monete. Giusto per vedere cosa c'è di extra. C'è qualcos'altro di sotto? C'è un'ombra sotto di qualcosa. C'è un segreto? Non saprei. Comunque. Davvero c'è una moneta a casa mia? Ok, wow. Va bene, wow, come vuoi. Poi. Per le altre. Oh. Ha dei serpenti. Ha dei serpenti, dice. Ce ne sono un fracasso che non ho trovato. Dicono che c'è un muro illusorio. Solo che non so dove possa essere. Qui sa... Questo! Questo! Non vedo niente! In basso si poteva andare, forse. Con più tempo, forse. Riproviamo. Poi 20 secondi. No, no, no. 3 secondi, no. Diventa come One Minute Hero. Era half... Quant'era? Era... Quant'era? Era One Minute Hero o era Half Minute Hero? Non ricordo più. Penso era Half Minute. 30 secondi. Che poi diventa 3 Second Hero. Più avanti. Ah, quindi si può andare qui. Oh, perfetto, dei muri. Non è che posso entrare. Ah! Perfetto, che ha da dire lei? Non so cosa faceva lì. Terzo, sotto la sabbia del deserto, trovato. Poi sì, nel cestino. E c'è un altro segreto in quel negozio, però. Oh, non volevo resettare due volte. Non ricordo se l'ho visto, però. Beh, è proprio qui. Qui? Non posso andargli dietro? No. Dice... Aspetta, sì, l'ho seguito, era qui. Ok, ci sono stato, allora. Poi... Poi a nord. Ok, ho trovato. Poi ho trovato est. Poi a nord dell'hotel. A nord est. Vediamo se posso subito arrivarci. Perfetto. Allora, lato nord-est. Ah, non, come ci arrivo lì? In effetti non posso arrivarci. Forse un ingresso segreto qui? Forse piano di sopra c'è un modo per arrivarci? Puoi togliere il tuo testo, grazie.
Togli il tuo testo. Grazie. Ah, si fa così. Forse c'è un ingresso. Ah, qui forse. Ecco. Monetina. Poi, che abbiamo? Devo attaccare il bandito della zona iniziale. Ok. Torno subito. Dov'era il teletrasporto? Ho dimenticato, qui. In tempo! Devo attaccare il bandito tre volte, dicono. Non me l'aspettavo. Protagonista Minit? Sì, ha quella forma, direi. Vabbè, è facile, basta fare così. Non ha abbastanza range. No, nord dell'hotel. Aspetta, no, ho già risolto questo, non c'entra niente. Però questo c'entra. Ah, ok, devo andare qui. Ma l'ho già trovato, perfetto. A est, a destra del bar. Come ci sono delle scale? Ok, non me l'aspettavo. Ok, è troppo grande questa zona. Quanta roba c'è qui? Ok, ci farò un giro con calma allora, a quanto pare. E per la musica giusta? Ho provato a metterla, ha detto che era ok, ma non è cambiato letteralmente niente. Mi ha fatto perdere tempo. Non penso sia c'entri qualcosa. Nel caso rivedo. Ah! Il topo è scappato. C'è un indizio riguardante la tana del topo. Vabbè. Oh. Ma come? Ah, è tipo quella parte di... Come si chiama? Quell'horror. Era amnesia. Come amnesia? Che devo stare sulle casse per schivare lo squalo, vero? Proviamo. Il lato è scappato lì, ma non posso entrare. Vabbè, proviamo quella parte di amnesia. Ah, poi non so che altro fare. Qui, perfetto. Lì. Qui. Qui. Ok. Un tentacolo. Yes. Trovato. Ora quindi. Magari c'è qualcos'altro qui. No, c'è solo il tentacolo. Salve. Devo ancora vedere bene quella grotta allora. Quante monete ho? Penso ne mancano ancora un poco meno di metà. Forte, sono nascoste per nei posti più disparati. Addirittura in grotte nuove. Niente scorciatoia. Qui. C'è una porta chiusa, non è che devo uccidere tutti? Potrebbe anche essere. Non c'è nessun'altra via, quindi direi di sì. Ecco qui. Ed è fatta. Ora moneta, ancora 7 sarebbero. Per un secondo, qui c'è altro. No, vicolo cieco. Qui? Ce ne sono due. Guarda un po', che sorpresa. Perfetto. Ok. Trovate. Poi. Dal faro. C'è una via dal... Devo andare in acqua dal faro. Pensavo che lì si morisse e basta. Quindi... Oltre la roccia qui. West. E poi sud. Ah, qui. Ok. Ah, c'è anche l'ultimo tentacolo. Guarda un po'. Sono ancora io. Mi godo la spiaggia. Hai trovato la moneta sotto la cascata? Oh,
Un classico, in effetti. Come attacco base, ok. Sotto la cascata. Non l'ho trovata, in verità. Puoi toglierti. Ah. Qui? Squalo. Sì. Ah, non ti do la soddisfazione, mi spiace. Dare un'occhiata alla squalo, allora. Da cosa? Una moneta come ricompensa. Squalo, che ho detto? Polipo. Stessa cosa. Sono d'acqua. Quindi sì. Ricompensa? Oh, turbo inchiostro. Cosa fa il turbo inchiostro? Un liquido inestimabile per cucinare e per accelerare i duelli alla spada. Non ho capito. Boh. Non lo so. Non lo so. Comunque per i prossimi. Aspetta. Cerchiamo le monete, dai, ancora. Allora. Non stop a chat. Non smettere una chat quando cerchi monete. No, cerco di tenere attiva anche la chat di Twitch. Ah, c'è davvero la cascata del... Ha una cascata, è vero. Non ci ho pensato ad andare qui. Davvero? Oh beh, carino. Moneta! Poi... Ah! Devo andare a fare la fila di quell'altra cosa. Quanti secret? È molto carino, sì. Anche perché non si è obbligato neanche a trovare tutte le monete per andare avanti. L'ingresso giusto dov'è? Qui è la zona giusta. Non penso ce la faccio, quindi resettiamo. Devo fare la fila. Perché così, se non trovi la moneta quando altri giocatori la trovano, non so, dopo hai fortuna. Persone trovano monete e altre ne trovano altre, quindi dipende. Facciamo la fila, dai. Dovrebbe accadere qualcosa? Non sembra sta accadendo niente. Ehi, invece sì. Davvero? Curioso questo. Chissà se si può trovare facilmente. Poi il parcheggio. Ehi, posso... Ah, ora lo... Ok, devo sbloccarlo con la spada e poi andarci, capito. Dov'è la via giusta? Non so cosa stavo combinando lì. Quindi. Ah, devo andare proprio in quella stanza. Ok. Quindi ho capito, devi usare la macchina fotografica qui per sbloccare la strada di questo. Così puoi passare anche con la spada. Capito. Solo che puoi passarci anche senza farlo. È forte. Trovi segreti ovunque. Oh, ma salve, moneta qui dietro. Ora che ci penso, con l'inchiostro posso rompere... Ah, peccato. Niente. Poi... dice andare nelle miniere. Questa qui. E vai a est. Troverai un personaggio che dice che c'è una lanterna accanto a lui e una scatola. Ok, proverò a fare qualcosa. Yay, mance per Anagram. Era... Ok, questo. Ma quindi devo ancora capire come si passa, in effetti. Rotto, ma come sposto questo?
non c'è modo. Non c'è modo per farlo, vero? Ho rotto anche la lanterna. Non si vede niente. Ah, perché serve un oggetto. Che non ho. Ok, allora. Allora facciamo dopo. Devo prima trovare l'oggetto che mi manca. Come si ottiene? Forse. Come si ottiene? Aspetta. Grinder si chiama in inglese. Oggetti missabili. E spoiler, vabbè. Quindi. C'è. Ok, no, non è proprio quello che cercavo. Diceva di rompere un oggetto in quella stanza, ma ho già fatto. Ci sono molti segreti, forte. Allora. Tutti oggetti, tutti oggetti, monete e tentacoli. Grazie. Quindi, monete. Va bene, ho visto. Poi oggetti. Spada caffè, lampadina, luce, lanciaspada, scarpe veloci, guanto, giardinaggio. Ok, ce l'ho. Barca, camera, cantina. Mega spada, va bene, spada rotta, inchiostro turbo. E grinder. Questo è complicato. Allora, tanto game over. Devi completare prima la stanza. Mettendo Ah, ok, tre scatole dentro il grinder. Ok, ho risolto. Mo' ritorna. Ok. Dopo essere andato alla fattoria dove ci sono spade maledette. Vai a sinistra con quattro scatole. Visto che si è rotto. Ok, torniamo lì intanto. Si raggiungeva lì. Permesso, fammi correre. Dai, visto che ci siamo, abbiamo finito in anticipo, proviamo a platinarlo. Ok. Ah, qui! Forse intendeva questo. O forse no. Quindi. No, aspetta, devo. Ah, posso spostare questo in giù adesso. Aspetta, resistiamo la stanza. Ah, mi memorizza la posizione. Ok, non è ideale, ma vediamo. Ok, non posso più fare. Devo sbloccare la scatola in basso. Devo fare un ponte con le tre scatole verso la terza. La quarta, a quanto pare. Ok, devo allinearli con la scatola qui. Perfetto. Quindi. Così. Così. E ancora uno. È così. Poi spingo questo di qua. È diverso, non capisco. E devo spingerlo qui dentro. Ok, ho preso dritto tutto. Non so come ci si poteva arrivare, ma ho preso dritto il dritto tutto. Le casse non saranno più un ostacolo. Quindi ora posso attaccare le casse, mi dici? Vediamo. Se faccio in tempo. Sì! Posso! Ci devo tornare qui, va bene. Sì, che bello distruggere scatole! Comodissimo! Che lusso! Distruggo scatole! Non sono più in mezzo alle scatole. Vediamo.
vogliono far cadere qui. Aha! 18, ancora una. La curiosità è l'arma più affilata. Chi sei tu? È un albero. Ti approccio diretto. Ma è un albero! Curioso. Ah, venato questo. Ok, ecco la fregatura. Ok. Bene, ho preso tutto quanto. Almeno manca una moneta in verità. Vedo dove si può trovare. Dove si trova? Ecco qui. Ok, ho trovato la moneta lì. Albero parlante, ho trovato. 18esimo, a sud della fattoria delle spade. Fabbrica delle spade. Ok, ora ho fatto il mega trivellone. E infine, devi cominciare ogni checkpoint o casa. Correre al tempio segreto, andare a nord. Ah, era proprio quello il... Era quello allora che intendeva col puzzle. È vero. Tutto questo per una moneta. Vabbè, vale la pena, no? Devo andare lì da ogni casa, quindi. Va bene. Allora, intanto resetterò allora adesso. Mi ti scrivo. Valdo per rompiscatole. Ehi, ehi. Era una battuta, no? Le scatole che rompono le scatole, non io che le rompo. Io rompo i rompiscatole, è diverso. Pensa a prenderlo prima. Sarebbe stato comodo, in effetti. Ma troppo facile. Oh, che bello. Così si guarda dalla posta. Va bene, allora. Ok. Quindi ogni volta corriamo verso il tempio. Direi che avere le pinne è super consigliato. Forse si può fare anche senza pinne, chissà. Beh, comunque sono curioso. Fuori streaming farò il 40 secondi. Giusto per sperimentare. 40 secondi una vita, a vedere cosa sblocco. Ok. Il primo. Poi. Posso fare da qui? Posso fare da questo oppure... Facciamo questo intanto. Così. Dove sei? Come si arriva lì? Qui è la via giusta, via più veloce. No, di qua. Ho già perso un bel po' di tempo. Di qua penso sia la via migliore, però. Permesso. Salve. Oh, di qua è meglio. O l'altro. Di qua è meglio, sì. Qui ho aperto la strada con la mega trivellona. Belle le scorciatoie. Ok, penso che dopo questo ho finito, perché sono già morto lì con dall'altra casa. No, però c'è un'ultima casa che da cui non sono morto, ora che ci penso. È la più difficile. La risata qui... Aspetta, la risata era solamente lì? Proverò adesso. Da qui devo andare. Non c'è la risata quando muoio in altri modi. Guarda un po'. Beh, in verità posso usare anche qui le scorciatoie, vero? Basta non spuntare in qualche casa già abitata. Quindi deserto. Qui. Perfetto. Va bene. Ho risolto. Io e ma povere scatole. Non è colpa loro, amica mia. Ecco qui. Basta. No, la porta si era aperta oppure devo rifarlo con quest'altra casa? Proviamo. Perché l'ultima moneta deve essere così difficile? È una moneta. Una stupida moneta. È aperto! Ecco cos'è quella via. Yay, una moneta! Vale la pena? Chissà. Quindi ora posso comprarmi il cuore extra, anzi, in verità potevo già prenderlo. Ma avere tutte le monete è carino.
Yes, ah, me lo dà gratis adesso, perché 19 monete. Va bene. Ed è fatta. Devo ancora sbloccare il resto. Fai Bleed 2 very hard in live. No, perché l'ho già finito very hard. E finilo tu, Michael, very hard quello, eh. Ci sono le belle boss fight. Il grinder ho preso. Il trofeo. Il trofeo mi manca, pare. Aspetta, che dice il gioco? Manca un oggetto. No, manca un cuore. Dove trovo l'ultimo cuore? Deve essere ben nascosto. La pianta. Il toro, perfetto. La tomba. Non ci sono. Ah, sì, ok, ho trovato, ho trovato. Del tempio. Scarpe veloci ho preso. Dai il tuo cane. Ah, dai il tuo cane un osso. Non ci ho pensato. No, l'osso non è qui. Ah, dannazione, proprio qui devo spawnare. Ecco cosa serve l'osso, lo dai al cane! Allora era qui. Devo farci in tempo però. Ma sì, dai, non è così male. Quindi, dammi qua. Non ho capito cosa intendeva con questo. Dove sicuro uno dei tuoi piedi troverai un buco, vai e vedi. Non ho capito. Veloce, non so se ho abbastanza tempo. Sì, certo, Michael, l'ho finito. Se fai l'uno, così invece. L'uno, non lo so. Il due mi è piaciuto. No, mi è sbagliata. Veloce! Eccolo qui! C'era l'osso! Ecco qui, 100%. Altro? Ah, non mi aumenta il numero perché ho finito il gioco. Non c'è altro? Penso di no. Il trofeo, forse? Ma non me lo indica. Ce l'ho già, forse. Forse manca il trofeo. Allora, intanto, cuori ho preso, conclusione. Trofeo. Trovi una tenda? C'è una tenda? Ah no, per l'achievement? No, aspetta. Mines coin. Vedo un attimo una mini. Il tutorial. Mines coin. Ecco qui. Ma l'ho già presa la moneta, non ricordo posti strani. Ok, ho il grinder. Trovi la moneta. Ok. Devo andare lì, va bene, lì della moneta dell'albero parlante, a quanto pare. Arrivo lì. Aspetta, non si continua, la stanza era chiusa. Vado subito lì, vedere cosa accade. Dov'era? Non so se faccio in tempo, nel caso sbrighiamoci. Veloce, corri, corri. È solo un minute. Rotta. Non si continua. Ah, eh? No, non si continua lì. Non capisco allora. Allora, vediamo allora un video a questo punto. Forse il video è meglio. Ma al 100%, quindi è strano, ho trovato tutto, no? Mi pare molto strano. Dove
un'occhiata veloce. Come siamo di ora? Siamo presto come ora. Perfetto. Ah, no, mi sa che non trovo il modo giusto. Trophy. Ah, ci sono anche gli achievement da fare, ma cercavo quello preciso. Quello indicato da questa guida, a quanto pare. O forse non esiste più. Perché non ho trovato. Non c'è niente qui. Quanto sei percentuale? 100%. Ma dicono che c'è un trofeo qui. Non sarà nella versione per computer, forse. L'albero, scusa. Non c'è un'altra via qui. Non c'è niente. No, può essere che ho già preso, ma davvero non capisco. Ah, qui! Qui! Ah, ecco qui, ho trovato. Ho 100% eppure ci sono ancora segreti. Questo gioco ne ha tanti, a quanto pare. Trovato, cavolo, era ben nascosto anche il tubo. Allora, ecco qui. Non puoi prendere modalità difficile perché hai solo un cuore. Tenda! Nuova casa? Quindi non conta con quell'altra missione. Potrei anche resettare. Sì, resetto perché qui non ce la faccio in 30 secondi. Posso andare in acqua? No. Allora sbrighiamoci. Non so dove. Aiuto. Fa male agli occhi. Dov'è la via giusta? Qui no? Invece ne ho preso in giro. Qui sono tornato indietro. Qui? Dove? Oh, aiuto! Qui? Forse è giusto? No, è sbagliato. Lì? Qui? Qui? Dai, che è giusto! Dai! No, mi sono perso! Ah, è terrificante sta parte. Ma è per finire il gioco, direi, per platinarlo, devo dire. Allora, non devo perdere tempo in cose inutili. Qui in basso, invece? Non c'è niente. C'è solo il giro per di qua. Che può essere comunque una. La via giusta. Oh sì, è la via giusta! Perché c'è un annaffiatoio qui? Aspetta, devo svappare l'annaffiatoio per andare avanti. Poi, nel caso so che c'è un annaffiatoio lì. Ma non mi serve la spada per continuare. Non capisco. Mi sono per. Ah, dai, mi sono bloccato. È incapibile sta parte. Mi sono bloccato. Non so dove andare. Era giusto quell'altra parte? Non capisco. Ok, dopo leggo su Discord. Come sempre. Devo capire cosa. Qual è la via giusta? Ci sono due aree. Una porta un'area a sinistra che è un'area a destra. Ignora a sinistra, sì, non capisco perché c'è. Ok. Mi sono detto anche la parte dopo, purtroppo. Che ti spoilerà che ci sono trofei esplosivi. Ma comunque, so che è uscita a destra adesso. Vai lì. Puoi andare. Dove sono? Ah, sono a sinistra, pensavo di essere a destra. Qui non si può più andare in alto, vero? Infatti. Qui è un vicolo cieco, è vero. Ma la via l'uscita a destra dovrebbe essere qui, no? Deve essere qui. Non c'è più. Di nuovo, forse non esiste in questo. Ah, di qua! Di qua, sì! Oh, yes!
Veloce! Trofei! Eccolo, trofeo! Gli altri esplodono! Trovato! Ora quindi? Quanto per cento è? Ah, non respawni più in quella tenda poi. 110%, ok! Come dici tu, signor matematico, qui? 110%, ovviamente. C'è stato dentro al 110%. Era ben nascosto, però. Vabbè, curioso, curiosa aggiunta. Penso ho preso tutto. Ho platinato il gioco, possiamo dire? No, platinato no, devo fare ancora l'altra modalità, ma chiaramente non la faccio oggi. Finiamo ancora molto in anticipo oggi. Siamo anche partiti in ritardo, quindi live di oggi è davvero breve. Non è la più breve, il record è... Potevo tenerlo per un quiz una prossima volta, record per la live più breve. Non contano quelle non ufficiali o i salti di connessione, ok? Allora, Itch.io? Non lo so, ci sarebbe spazio per due giochi, uno o due giochi. Potremmo fare, va bene, visto che avanza tempo.